tutta dedicata alla discussione delle eccezioni sulla legittimità della costituzione di alcune parti civili, la prima udienza del processo Trust, che vede sul banco degli imputati il presunto gruppo di potere composto da amministratori e dipendenti del comune di Gubbio, che secondo l'accusa ha piegato ai propri interessi l'amministrazione della città. Il collegio presieduto dal giudice Mautone, composto dai giudici Noviello e Pazzaglia, che ha sostituito la collega Volpe, il cui trasferimento aveva provocato il rinvio dell'udienza di febbraio, si pronunceranno nella prossima udienza fissata per il 14 luglio, con i difensori che hanno già annunciato eccezioni relativamente ai capi di imputazione. Quelle odierne di eccezioni presentate dagli avvocati difensori Monacelli per Baccarini, Santioni che difende Cappannelli, Libori per Goracci presente in aula, Brunelli per Cristiano e Minelli che difende Maria Cristina e Nadia Ercoli, Cecilia e Panfili presente anche lui, sono basate in larga parte sul presupposto che il reato associativo contestato non legittimi la Costituzione per i soggetti privati, diverso il caso del Comune. Eccezioni presentate anche alla luce della riduzione dei capi di imputazione avvenuta in sede di udienza preliminare. Tutte tesi respinte dal pubblico ministero Formisano, che ha ritenuto fondate solo quelle eccepite nei confronti di Baccarini. Il reato associativo e la tesi dell'accusa può legittimare la costituzione di parte civile anche per soggetti privati nel momento in cui si configurano i reati di scopo. E la riduzione dei capi di imputazione, secondo il PM, è stata una semplice operazione di limitazione ermeneutica da parte del GUP. Tesi fatte proprio dai legali di parte civile Nannarone, Tascini e Rosati, che ha annunciato il ritiro della costituzione di parte civile dal suo assistito Baldinelli nei confronti di Maria Cristina e Nadia Ercoli e di Lucia Cecili, e poi Viti, Carini e Modena, che ha pronunciato analogo ritiro di costituzione da parte della sua assistita Nadia Minelli nei confronti di Maria Cristina Ercoli e di Lucia Cecili. Il quadro si delineerà dunque con la decisione del collegio il prossimo 14 luglio, quando, come detto, si aprirà la partita dei capi di imputazione. Solo da quel momento inizierà la vera maratona processuale a carico dell'ex sindaco Goracci, degli ex assessori Maria Cristina Ercoli, anche prosindaco, Panfili e Cappannelli, della dirigente comunale Cecili, della funzionaria della polizia municipale Nadia Ercoli, dell'ex segretario comunale Cristiano e dell'addetto al protocollo Baccarini, per i quali il giudice per l'udienza preliminare ha ritenuto valide solo alcune ipotesi di reato rispetto all'impianto accusatorio iniziale. Resta in piedi l'associazione a delinquere, ad eccezione che per Cristiano non sono stati invece ritenuti idonei a sostenere il giudizio 20 degli iniziali 39 capi di imputazione complessivi relativi agli altri reati.